ci fa per il momento tanto piacere, tanto piacere. Secondo me si deciderà quale sarà il nostro destino. Mi sto incazzando. La caccia all'Europa League e alla Champions si sta sempre di più infiammando. Signori, carissimi amici del canale Lusse Second Side, ben ritrovati su Football Manager 2023. Io oggi il video lo voglio aprire proprio così. Guardate che cosa c'è là sopra. Qualcuno dal basso c'è riuscito a fermare Stempoli. 2-0 la Cremonese ci fa per il momento tanto piacere, tanto piacere. Allora ragazzi, noi però in questo video abbiamo da affrontare le 4 partite più impegnative e rognose della nostra stagione. Ci cominciamo subito con il derby contro il Genoa, ma poi abbiamo l'Inter, la Juventus nell'ordine e mi pare poi il Monza previsto. Abbiamo fatto Juventus e Atalanta, quindi oggi facciamo Genoa-Inter e Juventus-Atalanta, ragazzi. Cioè, oggi secondo me si deciderà quale sarà il nostro destino. Se andiamo in Europa, se non andiamo in Europa, se il mister rimane in panchina per il prossimo anno o se non rimane in panchina per il prossimo anno. Quindi da questo video, signori, trarremo tanti di quei messaggi subliminali già per la prossima stagione. Intanto abbiamo l'ennesimo, direi, derby della lanterna da affrontare. L'ultimo ci è costato la qualificazione per il quarto turno di Coppa Italia, ma ogni tanto una al Genoa gliela abboniamo, una. Questa no. Questa la dobbiamo vincere. Questi tanto sono i risultati del sabato che anticipa un po' tutto. Quello era venerdì, Cremonese-Empoli, Atalanta-Fiorentina 3-1. In Atalanta, ragazzi, non molla. L'Inter è ripreso a vincere, riprende la corsa sul Milan, ma sono praticamente 5 punti se contiamo che l'Inter ha una partita in meno. La Roma perde in casa contro il Milan e direi che si è letteralmente tolta dalle balle, direi proprio così. Considerato che ci sono già 7 punti di vantaggio, che potrebbero diventare 10 se oggi noi vincessimo contro il Genoa, cosa che ci auguriamo ovviamente. E allora, prima di entrare in scena, signori, leggiamo i risultati. Juventus batte Sassuolo 4-0, il Cagliari si è ripreso alla grandissima, signori, 29 punti, batte anche l'Udinese a suon di gol con Bertini, ragazzi, che l'avevamo preso Bertini. Idem con patate per il Napoli che non molla sull'Empoli, anzi lo scavalca in virtù della vittoria sul Modena per 6-2. Cade il Verona in casa contro il Torino. Torino che adesso, signori, si trova a 2 punti dalla zona salvezza. Monza batte Pisa 2-0, quindi quelle là sotto si stanno iniziando a svegliare. E questo fa capire che adesso si inizia a fare le cose serie. La nostra formazione che scenderà oggi in campo avrà Altuve tra i pali, Cabal, Bishabu, Marquez, Holm, Garner, Riccardi da Silva, Dele Monache commisso e Alves. Però attenzione perché Riccardi, voglio far fare il regista avanzato, da Silva può fare tranquillamente anche la mezzala. Signori, anima e coraggio, ci vediamo in campo, spacchiamo la forma e prendiamoci questa Europa. Dele Monache non ancora al 100%, ragazzi, lo teniamo sott'occhio. Il Genoa intanto si presenta con questi 11. Balido, Efti, Pulido, Munoz, Saint, Akgün, Portanova, Melegoni, Duranville, Yeboa e Sene. Signori, chi se ne frega, andiamo a spaccare tutto. I nostri, come al solito, li carichiamo a bestia e quindi sarà una vera battaglia. Calcio d'inizio. Immagini subito, ci giungono al secondo minuto con una bella mattonella di Sanchez che potrebbe subito sbloccare il risultato sotto la curva dei tifosi della Samp, ma si è cagato sotto. FT, Portanova. Passeggia con il compagno di fascia, bella questa palla per Sene. Sene che si gira con un bello scatto felino, Portanova subito al centro, attenzione, qui il tiro, incredibile cosa ha sbagliato Sene. E ancora il Genoa che attacca, una Samp per il momento un po', come dire, in attesa. Questo è un passaggio sbagliatissimo da parte di Riccardi che aveva servito un pallone al centro, ma Altuve è attento. E ancora Dele Monache, già ammonito, Sanchez allunga per Alves che però si è reso conto di essere in fuorigioco e allora Melegoni riparte la manovra del... No! Minchia che... Ragazzi, che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare?
Guarda qua. Vabbè, va. Incoraggiamo i nostri. Genoa molto pericoloso e sta cominciando a preoccuparci molto seriamente. Una Samp che per il momento non riesce minimamente ad uscire, ma questo era fallo, era fuori gioco, dalla sua metà campo. Infatti Altuve migliore in campo in questo momento, l'unico che sta garantendo un po' la forma, che sta tenendo il risultato ancora inviolato. Ma la Samp sta giocando veramente male. Il Genoa è padrone del campo in questo momento. Guardate qui un'uscita scandalosa da parte di Holm su Durambille. Sa dentro l'aria. Oh raga, mi sto incazzando. Oh raga, è un monologo. Prima o poi questi gol lo fanno. Infatti, attenzione. Oh, ma vi dovete svegliare! E che cacchio! Oh, sveglia! Commisso! E che cacchio! Garner, fai partire sto contropiede, gira tutto, bravo! Sanchez, alza la testa! Scodella! Ah, per tua sorella devi scodellare! Sene! Yunus, attenzione! Yunus però la botta, ancora una volta è miracolo! Ragazzi, io non lo so, che cosa dobbiamo fare? Glielo dobbiamo fare per forza sto gol? Durambil, attenzione, entro l'area. Oh, raga. Mi sto veramente agitando. Serissimamente mi sto agitando. Ma proprio serissimamente mi sto agitando. È arrivato il gol. Ma porco mondo! Porco cazzo! E provano a tirare e non ci siamo ancora svegliati. E che cazzo fate? Sono davvero furioso, cazzo. Va bene, fai uscire Riccardi, non è partita per lui oggi, non è partita per lui. Allora Riccardi lo mettiamo a posto suo. Xabi Herrero, sì, fai entrare Xabi Herrero. Cosa c'entra Garner là? Sì, mezzala Herrero, va bene. Fai uscire anche... serio. Anche Alves sta puzzando. Anche Commisso. Stanno giocando veramente, veramente male. Holm. Per Commisso. Ancora Holm. Entro per Commisso. Dentro l'area di rigore. Vantaggio di gol! Cazzo! Prendi sta palla! Veloce! 1-1. E che ci voleva tanto? Forza! Bello questo filtrante di Holm per Commisso che entro l'area di rigore. Serve un altro assist al bacio per la 18ª rete di Alves. Ed è 1-1. 5 minuti concessi all'arbitro. Holm. Per Pazzi Power. Ancora dentro per Sanchez indietro. Attenzione, prova la botta! No, la prova la botta! Non la prova la botta! Alves gira un tiro! Non è niente! Non puoi! Non puoi! È gol! Mentalità equilibrata, signori. Non c'è niente! C'è solo Anthony! Al 92esimo! Fa esplodere il Barassi! Signori! No, vabbè. Mi hanno fatto incazzare in una maniera... ma proprio in una maniera... però alla fine... è servita. La strigliata è servita, signori. Ritorniamo a spaccare la forma nel derby. Non volevo dire spaccare il culo a Genoa, perché siamo molto amici con Genoa, quindi... va bene, signori. Allora, 56 punti. Ristabiliamo un attimino le regole del gioco. Abbiamo comunque una partita in meno rispetto alla Roma, ma siamo comunque con 9 punti di vantaggio. Prossima partita riceviamo... anzi no, mi pare che andiamo... a Milano contro... No, riceviamo l'Inter, signori. Quindi, la classifica la vedete, c'è ancora una partita da recuperare, quindi teoricamente noi saremmo a 59 punti, teoricamente. Ma non è così nella realtà. Quindi ora vedremo, ovviamente, 6 partite senza sconfitte, però abbiamo fatto troppi pareggi. Va bene, ragazzi, pronti? Oggi video un po' più corto, Vediamo direttamente per i prepartita di Samp-Inter. Sai che non mi sono piaciute molto.
che dobbiamo rivedere, che contro l'Inter non ci possiamo permettere. Intanto, Altuve, Caballa, Bishabu, Marcus Holm, Garner, Riccardi, Da Silva. Riccardi non mi è piaciuto la scorsa partita, ha da diventare il protagonista in questa. Delle Monache neanche, commisso sni. Alves, il solito Alves. Quindi oggi ragazzi ci abbiamo da migliorare un po' di cose. Io mi aspetto una gran partita da parte di Riccardi, sicuramente una partita migliore da parte di Riccardi. Ad ogni modo, Slonina, Ikei, Boyomo, bastoni di Marco, Luis, Barella, Ricci, Collado, Sar e Lautaro Martinez. Questi hanno uno squadrone. Allora, signori, il pubblico è delle grandi occasioni, non c'è il campo allagato, nessun alluvione ci ha colpiti, il campo è in perfette condizioni, tutti gli ingredienti per una gran bella partita. Vediamo che succede. Sanchez al 12° dalla bandierina, la testa di Alves a caccia della 19° marcatura, il nostro mitico Alves che, signori, il riscatto è di 5.750.000 pippi. Praticamente una fetta del nostro futuro mercato, sempre se rimaneva ancora la Samp, se ne andrà per Alves. Per forza di cose lo riconfermeremo, ci mancherebbe altro. Enzo Boyomo, Ikei, ex Bologna, Barella, Bandiera, Ricci, attuale Torino, Sar, attenzione. Mette al centro, Bishabu, fa buona guardia ma la rimescola sui piedi del giocatore dell'Inter che non ci stanno, ma sono pressatissimi da una bella Samp, ma il palleggio dei nerazzurri è fantastico. In questo momento arriva infatti il gol di Goliado. Goliado è fantastico ragazzi, un gran bel giocatore davvero. 1-0 Inter purtroppo dopo 27 minuti, vediamo anche l'azione con un taglio qui bellissimo. Holm si fa, anzi Caballa si fa fregare. Una fiondata sul primo palo e porta in vantaggio l'Inter, ma c'è tempo, c'è tempo. Riccardi, Marquez, Bishabu, vuole una gran bella Samp adesso. Garner, bisogna fare pochi errori come in questo caso. Ancora Alves, bellissima palla per Riccardi, Riccardi si gira, ritorna indietro a Garner. Sanchez potrebbe provare la botta, allora sgancia ancora su Garner, preferisce tornare indietro. Garner è pressatissimo da tre avversari, non ha chi darle, allora prova a defilarsi lungo la fascia, serve delle Monache, delle Monache mette al centro e il gol di Riccardi. Ci aspettavamo la risposta e la risposta è arrivata. Non poteva farne due su due sbagliate e neanche delle Monache, che serve un cotton fioc. Qui Slonina un po' indeciso, ma è 1-1 dopo 28 minuti. Partita bellissima per il momento. Si conclude il primo tempo con un soddisfacente 1-1 per il momento. Abbiamo avuto la bravura, la forza di recuperare subito il risultato dopo essere passati in svantaggio con un grande Riccardi. Ora si apre la seconda frazione di gioco. Nel frattempo, come vedete in alto alla mia sinistra, ci sono i risultati aggiornati e sono alcuni molto interessanti, perché il Milan sta perdendo in casa col Genoa, Atalanta sta vincendo a Modena, Udinese sta battendo il Pisa e il Torino sta battendo la Roma. Sono bei risultati. La Samp comunque rimane sempre settima al momento. Siamo però al 70° e forse è arrivato il momento di far uscire ancora una volta, purtroppo, Commisso, che non sta giocando bene, come neanche Bishabu, ragazzi. Mi preoccupa a me Bishabu, perché sono 2-3 partite che sta giocando male. Lo tengo ancora in campo delle Monache, Commisso invece lo facciamo uscire e gli facciamo entrare al posto suo Pazzi Power. Sarebbe anche Rodalso e potrebbe fare quel ruolo, ma non voglio rischiare. E Alves ragazzi irremovibile in queste partite qua, soprattutto perché potrebbe avere il guizzo. Bishabu raga non lo possiamo far uscire raga, perché scombinare la difesa. Però attenzione che anche Caballa è stato ammonito, Garner dovrebbe uscire, gli entra però Herrero che non è nel suo ruolo, quindi no. E allora siamo all'80°, esce Sanchez al posto suo come mezzala, gli mettiamo ovviamente Herrero. Alves deve uscire ragazzi, stanno anche Eric Olmo deve uscire, gli facciamo entrare Palao a destra o Pejic ruolo naturale. Pazzi Power, sei appena entrato e già sei morto?
ha preso una botta. Deve uscire anche delle monache ed entra al posto suo il mitico Talisman e il nostro Anthony. E allora 10 alla fine più un recupero. È l'Inter che adesso attacca. Se prendiamo gol adesso, ragazzi, la partita è finita. Ma se glielo facciamo? Attenzione, Herrero. Bella per Alves. Alves, mondo. Oh, è crollato il Barassi, ragazzi. È crollato il Barassi. Va bene così, signori. Grande Herrero appena entrato. L'assist per Alves che non ci pensa due volte. Fa un tocco solo. 2-1 Samp, ragazzi. Stiamo vivendo un sogno. 5 minuti concessi all'arbitro. Alt. Faccio uscire Bishabu a questo punto. Se me lo fa fare, ma la vedo difficile, eh. Allora, faccio entrare. No, la me lo fa fare. Faccio entrare Palao. Palao, meravigliao. Ragazzi, Bishabu 6.2, eh. E volano via tutti. Aspetta, perché ancora non è finita, signori. Incredibile. Oh, quando finisce sta partita? È finita, signori. La prima volta abbiamo battuto l'Inter. Ora tutti gli interisti lasceranno il canale. No, vi prego, ragazzi, dai. Questa è una grande vittoria, signori. Una grandissima vittoria, ragazzi, che mette una seria ipoteca sul nostro futuro. Battiamo un Inter che, a parte il gol, non ha fatto praticamente niente. E intanto arrivano dei risultati molto interessanti dalla Cremonese, che va a perdere a Cagliari. Cagliari che continua a vincere, adesso va a quota 32 punti. Milan che perde in casa, crollo direi, per 4-1 sul Genoa. Ma anche, cioè, quindi le genovesi hanno dato botte alle milanesi. Va bene, 2-1 contro l'Inter e Sassuolo. Poker dell'Atalanta, 4-1. La Roma alla fine la riacchiappa, cosa che non riesce a fare invece il Pisa, che ne prende altri due. Finisce 4-1 tra Udinese e Pisa e la classifica gode. 59 punti, signori, siamo a 3 punti dal Napoli, ma non ci adagiamo troppo perché ora, signori, vedete dalla schermata, Juventus, Sampdoria, e lì sarà un'altra storia. Si concludono comunque gli altri match, Empoli-Atalanta 1-1, scusatemi, Empoli-Napoli 1-1, quindi i due non si fanno del male. Si risparmiano, il che significa che noi potenzialmente vincendo andremo a 62 punti, scavalcheremo l'Empoli di un punto, non sarebbe male. Fiorentina-Monza 1-1, Modena 0, Verona 2, Modena purtroppo fanalino di coda, in caduta libera, ancora qualche piccola speranza per il Sassuolo, il Torino sta ancora aggrappato alle ultime chance e se la giocherà nelle ultime 7, anzi ultime 6. Utili generati nella Serie A, è doveroso fare questo piccolo intervento. La Sampdoria è l'ultima delle squadre che ha prodotto utili in questa Serie A. 475.000 euro per noi. Quella che ha prodotto più utili di tutti è la Roma con 29 milioni e mezzo. L'Inter con 14.2 e poi via discorrendo addirittura le piccole, ragazzi. Cagliari, Monza, Modena, Verona, Cremonese e Sampdoria. Piccole relativamente fino alla Cremonese hanno prodotto utili. Quelle che invece hanno perso di più di tutti sono la Juventus con 46 milioni e poi 44 all'Atalanta. E via discorrendo. Ragazzi, la corsa, la caccia all'Europa League e alla Champions si sta sempre di più infiammando, perché l'Atalanta viene bloccata in casa contro la Lazio, quindi non si smuove più di tanto. Noi rimaniamo lì con la prospettiva e la possibilità che in caso di risultato positivo, per positivo intendo una vittoria a Torino contro la Juventus, cosa poco improponibile, noi andremmo praticamente a prenderci il quarto posto, ragazzi, perché siamo con due partite al momento in meno rispetto al Napoli, che è quarto, e il Napoli c'ha praticamente, se non sbaglio, 4 punti più di noi in classifica. Quindi andiamo bene a vedere che cosa succede in questo finale di video incandescente. E allora, signori, intanto perdiamo Caballo per 4 settimane, purtroppo per infortunio, ma verrà sostituito da Val, quindi questo, ragazzi, fa capire come siamo perfetti in squadra. Cioè, va via Caval, c'è Val, signori, da un Barcellona da con un altro, va. Va bene, Altuve, Val, Bishabu, Marquez, Holm, Garner, Riccardi, Da Silva, commisso delle monache e Dani Alves là davanti. Signori, non me ne vorrò se la partita non dovesse finire con risultato positivo, perché a Torino ci può anche stare che la perdi, ma ce l'andiamo a giocare con mentalità equilibrata. Sanchez, Diakite, Bremer, Scalvini, Mikolenko,
Timber, De Catalere. Timber l'abbiamo affrontato in nuovo contro l'Olanda. Sudakov, Jackson, attenzione a questo. Pidovic e Blauwitz. Sono forti, cazzo. Si stanno giocando le ultime chance per lo scudetto. Perdono oggi, praticamente gli consegnano lo scudetto al Milan. Guardate come è lo Juventus Stadium al momento. Gremito in ogni settore. Chi l'avrebbe mai detto quando eravamo partiti con il Logroñés Promesas? E guardate oggi dove siamo. Con la Samp che parte subito. Con Riccardi che fraseggia in un fazzoletto di campo. Attenzione a non perdere palla lì. Commisso, tu sei un grande giocoliere, quindi la palla non credo che la perderai. Di Olme ho qualche riserva, ma riesce a gestire bene. E attenzione perché la Samp sta macinando centimetri. E allora ci rifugiamo comunque in Bichabou, perché da quella parte c'era troppa folla. De Catalere addirittura, io non l'avevo letto De Catalere. Attenzione, Vlahovic qui stratica bene un pallone. Jackson lo perde per un attimo, però dallo spazio del tiro al palo. Palo della Juve. Ancora l'azione è aperta, non è ancora conclusa e probabilmente adesso sì. Con la ripartenza in contropiede del Sampdoria, devi darla questa palla, che quella è solo, cacchio. Sanchez è su del centro. Minchia. Pidovic. Bello questo tiro al Tube, dice di no. Partita vibrante con azioni una dopo l'altra. Un botta e risposta per il momento tra le due squadre, ma la Juventus, come vedete, attacca veramente molto alta e attacca con raddoppi di marcatura non indifferenti. Qui però anche noi sappiamo fare il nostro mestiere. De Catalere dentro per il gol di Vlahovic. Quello si è girato. Vediamo, non penso che sia irregolare perché l'ho visto invece ben messo. Infatti è gol. Rivediamo il tutto. Qui avevamo recuperato bene, ma Commisso si fa rubare la palla da Mikolenko. Timber, De Catalere, bello l'assist per Vlahovic, che inganna al Tube dopo 4 minuti. Incoraggiamo i nostri, c'è ancora spazio e tempo per poter fare tutto. Mikolenko allunga ancora per Vlahovic, attenzione, messo a terra, ed è calcio di rigore per la Juventus. E allora l'unica cosa che possiamo fare, che mi sento di fare al momento, è che non in possesso mettiamo la difesa un pochettino più alta, almeno per cercare di recuperare, e vediamo che succede. Vlahovic intanto contro Altuve dal dischetto, il tiro e il gol, 2-0 dopo 8 minuti, ragazzi. È grave. Così non mi piace. Aspettiamo adesso la reazione della Sampdoria, ma attenzione perché la Juventus potrebbe definitivamente chiudere i giochi, e così è. Ogni volta che andiamo a Torino, ragazzi, finisce veramente a schifio, come si suol dire. Ma veramente, veramente a schifio finisce. Rivediamo il gol di Pidovic. Partita archiviata. Dopo 13 minuti, partita archiviata. Qui c'è un fallo che non viene fischiato dall'arbitro. Allora la Juventus recupera questa sfera. Attenzione, Vlahovic perde la palla per un attimo. Commisso la riacciuffa, però proviamo a fare ripartire il contropiede. Vidovic per la doppietta personale. Arriva la doppietta personale. Ragazzi, che dobbiamo fare? Che facciamo? Ci siamo, ragazzi, 18 minuti, 4 gol abbiamo preso. Ma stiamo scherzando? Vi devo punire, ragazzi. Queste cose non le posso vedere io. Eh no, io queste cose qua così non le voglio vedere, eh no, ragazzi, datevi una regolata, perché ecco, Alves si infortuna, perfetto, facciamo entrare il Guiu. No, ragazzi, ma così veramente, cioè, è vergognoso quello che stiamo facendo, potrebbe finire veramente in tragedia questa partita. Pidovic ancora dalla bandierina, attenzione perché veramente la Juventus è dilagante in questo momento. La Juventus è dilagante. Arriva anche il quinto gol, ragazzi. Uscire Marquez, entra Palau. Marquez verrà punito, come anche Sanchez, ragazzi. Ci saranno un po' di punizioni. Partite di questo, io così non le posso vedere le partite, ragazzi. E neanche i coglioni, cioè, dai, un po' di orgoglio, ragazzi, un po' di orgoglio. Non siamo usciti ancora dalla metà campo. Non ci hanno fatto uscire proprio dalla metà campo, ragazzi.
5-0 e ancora attaccano come i forsennati. E Cadalere dentro il palo, minchia ragazzi, veramente. Raga, è ogni calata un pesce. Oh, e che cazzo, sveglia, porco due. Porco due. È un po' di orgoglio. Ma che primo tempo di merda è? Ma non mi interessa, voglio un po' di orgoglio in questo cazzo di ripresa. Guarda quello, va. Ma vabbè, raga, ma che stiamo a scherzare? Oh, ma stiamo a scherzare? Non ci stanno facendo muovere, ragazzi. E che cazzo, almeno gol della bandiera. Ma dai, 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 tanto, dai, la partita è più che compromessa, almeno salviamo la faccia, no? Uscire anche da Silva. Entra Rodalsoy. Non posso fare più cambio. Garner. Indietro per Palau. Ancora Garner. Sono tutti marcati. Non abbiamo come muoverci. Dagli questa palla filtrante al centro. Bella. Dai, 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 dai. Ancora un altro, ancora un altro. Su. Ancora un altro, ancora un altro. Bravo Guiu. Bella azione. È stata una tragedia. Un primo tempo tragico proprio. Il primo tempo peggiore della storia. Vediamo che dobbiamo fare, Vai, 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 riparti, riparti, fratello. Dagli questa palla, bravo, bravo. Dall'altra parte, tutta, tutta, bravo. Mettila, mettila, mettila. Minchia. Abbiamo concesso praticamente il primo tempo alla Juventus. Poi giustamente nel secondo tempo hanno gestito. Si sono fatti sorprendere su due occasioni, però nulla di che. Alla fine il risultato era già più che abbondantemente acquisito nel primo tempo. Oggi avete... No, ma assolutamente. Assolutamente. Non c'è che cosa premiare. Siamo stati scandalosi. Siamo stati proprio scandalosi. Però come ho detto, ragazzi, non me la prendo più di tanto. Me la prendo solamente per il risultato, perché se avessimo perso 2-0 non mi sarei più di tanto lamentato. Manteniamo comunque l'Europa al momento salda. Siamo comunque a 2 punti a questo punto dal Napoli. E tra 2 giorni abbiamo lo scontro diretto senza purtroppo Alves, che sarà infortunato per 5 settimane. Ma mi pare che Guiu il lavoro lo sta facendo abbastanza bene. Ci vediamo per il prepartito. Gli altri risultati: Genoa batte Torino 2-0, Roma Modena 1-0, Verona 0, Empoli 2. Ma ricordo, ragazzi, che noi abbiamo una partita in meno. Quindi in questo momento noi saremmo, se vincessimo, a 2 punti dal Napoli. Ma a noi non interessa il Napoli, ragazzi, non interessa il quarto posto, ok? Ci interessa piazzarci il più alto possibile per quanto riguarda l'Europa League. Il Pisa batte la Fiorentina nel derby, l'Inter perde nel derby contro il Milan. Il Milan che ormai si è proiettato, però è a 4 punti di vantaggio solamente dalla Juventus. E ancora c'è spazio, tempo e possibilità. E allora, ragazzi, privi dell'infortunato Alves, oggi facciamo giocare Bolzan dal primo minuto anziché Guiu, questione di minutaggio. Altuve, Ball, Bishabu, Marquez, Palau, Garner, Herrero, Rodalsoy. Oggi facciamo un po' di turnover, anche se onestamente questi due qua non hanno mai giocato assieme e si vede. Delle Monache, Power e Bolzan, quindi praticamente un trio là sopra, direi inventato. Dobbiamo fare rifiatare un po' di gente, ma pronti comunque a subentrare nella eventualità ce ne fosse bisogno. Giochiamo quindi contro l'Atalanta, ragazzi, e vediamo come si schiera la Dea. Scherzando, vi dico che siamo alla 33esima giornata, il che significa che mancano 5 partite alla fine del nostro campionato. Sono 15 punti, noi sulla Roma già ne abbiamo mi pare 10 o 12, quindi siamo quasi vicini alla matematica conferma che l'anno prossimo la Samp si disputa l'Europa League, Chevalier, Lemoine, Porozo, Lukumi, Ranieri, Viviani, Gruev, Sarmiento, Pellegrini, Shraui e Spendi. Spendi e spandi, al solito. Lemoine, Viviani, subito dall'Atalanta. Per Pellegrini ancora Lemoine, ma Bishabu questa volta fa buona guardia. Oggi da Bishabu, signori, pretendiamo una prestazione nettamente superiore. Altuve, purtroppo, come al solito, ragazzi, 100 parate, una minchiata. 100 parate, una minchiata per Bishabu. Per Altuve. Guardate qua il gol.
gli spendi e lo trova impreparato. E allora, signori, già subito mentalità offensiva e sproniamo i nostri. Non va bene. Altuve, lancio lungo, dove però non c'è nessuno se non le chiome dei giocatori nerazzurri, che adesso stanno... Io non posso fare neanche un minuto di turnover, ragazzi. Che dobbiamo fare, ragazzi? Che dobbiamo fare, eh? Ci svegliamo? Ci svegliamo, dai. Svegliamoci, dai. Tanto è fuori gioco. Svegliamoci, per favore. Perché stiamo dormendo in questo momento. Dalla bandierina Garner al 24esimo minuto per provare a riagguantare il risultato prima della chiusura del primo tempo. Arriva il gol di Marquez. 1-1, bellissima rete per i blu cerchiati. E ancora una volta un calcio da fermo con i nostri centimetri. Insacca la rete Marquez, che ha rischiato la punizione severa la scorsa settimana in virtù di una prestazione incolore, ma si rifà subito. Allora, l'unico che al momento in questo primo tempo sta giocando veramente male è Pazzi Power, che io vado a sostituire immediatamente. Facciamo entrare Commisso, ragazzi, Commisso, perché è inutile che poi io faccio uscire Florizza, non ha molto senso. E monitoriamo Garner nel frattempo, quindi l'unico cambio è il secondo tempo. Ha commesso 45 minuti, glieli possiamo fare. Adesso è l'Atalanta dalla stessa bandierina, e ancora una cazzata da parte di Altuve. Ancora una cappellata da parte di Altuve sul suo palo a farfalle. 2-1 Atalanta. Esce anche delle monache ed entra Anthony. Buttato nel cesso una partita. Abbiamo buttato, ragazzi, nel cesso un'altra partita, ragazzi. Non gliela pareggiamo sta partita, ragazzi. Non gliela pareggiamo. In mentalità molto offensiva non siamo neanche in grado di andare a fare un'azione, ragazzi. Perdiamo una partita male. La perdiamo veramente male questa partita, ragazzi. Non mi piace per niente quello che ho visto. Due sconfitte consecutive che pesano. Due sconfitte consecutive che ci dicono che la Champions League non è cosa per la quale. Siamo a... 8 punti di vantaggio comunque sulla Roma. Al momento entriamo di diritto in Europa League. E andiamo a vedere intanto gli altri risultati. Sassuolo batte il Pisa 3-2. L'Udinese pareggia contro la Fiorentina in casa per 2-2. Allora, mancano 5 giornate alla fine. Sono 5 giornate che ci andremo a gustare nel prossimo video, senza ombra di dubbio. Il calendario quindi prevede le prossime sfide, che saranno Monza in trasferta, Pisa in casa, Fiorentina in trasferta, Sassuolo in casa, e chiuderemo contro la Lazio all'ultima. Sono 3 trasferte molto insidiose. Le 3 partite in casa invece sono alla nostra portata. Abbiamo quindi 3 trasferte e 2 partite in casa nelle prossime 5, ragazzi. Ci basterebbe tranquillamente battere il Pisa, il Sassuolo stesso, e ottenere quindi la matematica per l'accesso in Europa League. Va bene, ragazzi, perdiamo per una settimana Oro dal Soi, che mancherà e salterà la trasferta di Monza. Pollice alzo in su, iscrivetevi al canale, commentate, condividete, signore, ci vediamo nel rush finale, prossime 5 partite. Ciao, ciao.